Il torneo di promozione chiama Ortigia e Virtus Baresciano rispondono, questo quanto emerso dal big match del 20° turno del girone A di prima categoria. Termina 1-1, ma che bella gara! Il tecnico di casa D'Agostino si affida ad un 4-2-3-1 con Mascitti, Roncone e D'Alessio alle spalle di Caramà. In mediana, Bacchetta e Leggio per il direttore d'orchestra Ares Tarquini. Sul fronte Virtus, il collega Proia bara un 4-3-3. Folti, epicentro del gioco, in prima linea artiglieria pesante con Fasciocco, Sommese e Beksedi. Fischietto in bocca per Francesco Di Rocco di Pescara. Pronti via, ed è subito Ortigia. Tarquini, portavoce del comitato d'accoglienza rossonero. Sinistro velenoso, sfera che fischia vicino al palo. Minuto 12, ancora il numero 7 di casa. Fucilata mancina, ma non va. Proia ringhia dalla panchina, la Virtus lo asseconda. 14esimo, Fasciocco si gira in un fazzoletto. Prodigio da fumetto di Paolo che salva tutto. Gara viva sulle sponde del Fucino. Minuto 25, siamo dall'altra parte. Stavolta tocca a Mascitti. Brivido sugli spalti. Nella logica delle alternanze è la volta della Virtus. 31esimo, Beksedi va col destro. Di Paolo si concede a telecamere e fotografi. Minuto 40, i neroverdi vengono giù. Folti al capolinea, botta di prepotenza, rammendo di Paolo. Solo Maka secondo estratto, palla ad un passo dalla gloria. Le immagini di Francesco Michele ci portano nella ripresa. 16esimo, Roncone dal traffico, Calvisi attento. Minuto 19, cambia l'inerzia del match. Lo stesso Roncone abbassa le spalle, saluta la compagnia e solo davanti a Calvisi non si emoziona. 1-0. Nell'occasione, proteste ospiti per un presunto tocco di mano del numero 10 locale. Giudicate voi. Virtus demoralizzata? No. 26esimo, Cuca recupera un pallone vagante. Servizio per Fonti, il cui sinistro emette fattura ed è 1-1. 42esimo, Virtus pronta ad esplorare le vie aeree. Punizione Cuca, Camara decolla, schiacciata. Di Paolo si mostra portiere affidabile. L'ultima emozione, in pieno recupero, la regala Fasciocco. Colpo di grossa cilindrata, palla fuori di un soffio. L'azione manda i titoli di coda del match. Le prime ombre della sera avvolgono il comunale, o meglio, quello che a breve diventerà impianto Lino Raglione, indimenticato numero uno per sempre dei rossoneri. Negli spogliatoi, spazio alle interviste. Virtus meglio nella ripresa con i portatori di palla che andavano a prendere quelli avversari. Sì, diciamo che più o meno è questa la partita che è stata fatta, anche se abbiamo incontrato una grande squadra. Quattro attaccanti di spessore, una squadra che sta ben messa in campo e quindi per noi poteva andare meglio con un po' più di attenzione verso la fine, però ci prendiamo il pareggio. La Virtus ripartirà dal secondo tempo visto qui a Ortocchio. Sicuramente, sicuramente. Siamo primi in classifica, penso non a caso, l'abbiamo dimostrato anche oggi contro una vera e propria corazzata, con giocatori forti come Fasciocco, Solomaga. Quando incontri giocatori così forti e tu te la batti fino all'ultimo minuto, significa che la squadra c'è e che ormai abbiamo raggiunto quel famoso step per provare a vincere. Pensierino alla promozione? Un pensierino, sapevamo che comunque andava la partita oggi, non era finito il campionato perché ci aspettano altre 6 partite, partite importanti, dure, fuori casa, in casa e certo ormai sei primo in classifica con Baricciano e l'acquolina in gola, cioè.